Buonasera. Sera. Maier, Bergamo Sport. Mister, fino al 75esimo avete un po' sofferto l'Atalanta, poi sono usciti i campioni. Ovviamente lei è contento di questo risultato, però pensava a questa Atalanta, pensava fosse così? È chiaro che giocare a Bergamo contro l'Atalanta da qualche stagione non è semplice per nessuno. È una partita difficilissima per tutti, soprattutto nei momenti in cui loro hanno questa capacità di tenere la partita su un'intensità e su dei ritmi che non sono comuni per il campionato italiano. E io penso che oggi noi siamo partiti piuttosto bene, penso che dopo l'episodio di rigore abbiamo perso completamente la testa, abbiamo cominciato a pensare più alle decisioni arbitrali e troppo poco a quello che sta succedendo in campo. L'Atalanta ha preso in mano la partita e ci ha messo in difficoltà. Abbiamo avuto la fortuna di pareggiare in un momento di stanca della partita e poi merito sull'1-1 ad andare a raccogliere il pallone in fondo alla rete molto velocemente, perché subito c'è partito la convinzione di poterla vincere e poi nel finale abbiamo fatto 20-25 minuti di buon livello. Però io sono contento del risultato perché è un risultato importante e ho la consapevolezza che giocare contro l'Atalanta anche quest'anno sarà un bel problema per tutti. Conticello, Gazzetta. Ci può spiegare che cos'è successo a Bernardeschi e come sta? Ma ha preso un colpo, ha cominciato ad avere problemi di respirazione, ha cominciato ad avere nausea, vomito e sembra un colpo a diaframma, e quindi valuteremo nelle prossime ore. Ben ritrovato Maurizio. Ciao. Ciao, rimanendo all'Atalanta, entrando nello specifico, qual è la cosa che oggi ti ha dato più problemi? Ma il problema è stato quando noi abbiamo tolto un po' la testa dalla partita e loro venivano a aggredirci in avanti e praticamente ci portavano via palla quasi sistematicamente. Perdendo il controllo della partita, perdendo il controllo del possesso palla, o tieni la palla coperta pallone su pallone, o finisci per soffrire l'ampiezza dei loro esterni, perché se gli consenti il cambio di gioco ripetutamente o di poter sbagliare il gioco con grande facilità, e poi l'ampiezza dei loro esterni ci può dare fastidio, soprattutto se si smette di scivolare in avanti o difensori esterni. E poi diventa una partita di troppo dispendio per i due centrocampisti di centrodestra e di centrosinistra, quindi finisci per perdere il controllo della partita e se l'Atalanta te la porti negli ultimi 20 metri è un problema di difficile soluzione. Buonasera, Tomaselli, Corriere della Sera. Volevo chiederle, Khedira gioca sempre perché ha anche bisogno di, come si dice, entrare in condizione? Perché a volte sembra un problema per come gioca. Ma se Khedira è un problema, io problemi me li tengo volentieri. È un ragazzo di un'intelligenza tattica mostruosa, poi può darsi quando le partite viaggiano su certi livelli di intensità, di accelerazione e di ritmo, possa avere un attimino anche di difficoltà, però Khedira sia un grande problema in campo, te l'ho detto, può dare l'impressione in certi momenti di non reggere il ritmo della partita, ma un grande problema no, sinceramente io non riesco a vederlo. Buonasera mister, mi veniva Ciao. In mente una frase che disse in sede di presentazione: dalla Juve che eredito, mi piacerebbe tenere quella capacità magari anche di soffrire per mezz'ora o più e poi tritare la partita in 10 minuti. Questo direi che oggi si è verificato in maniera massiccia. È contento di questa cosa o è una partita che le dà spunti per lavorare parecchio? No, cioè che ci sia da lavorare è indubbio che questa squadra abbia l'istinto
del killer nel momento in cui gli avversari calano un attimino di ritmo, di intensità e di aggressività è altrettanto in dubbio. Poi chiaramente per sfruttare queste qualità mentali ci vanno grandi qualità tecniche, questa squadra ce l'ha, e nel momento in cui l'Atalanta è calata dal punto di vista dell'intensità e dell'aggressività, l'ha messa dentro la partita. Una cosa simile che volevo chiedere, cioè al di là del fatto che la Juve è brava a resistere, quindi all'aspetto caratteriale, c'è una spiegazione secondo lei per cui la Juve segna quasi sempre, molto spesso, negli ultimi 10 minuti, 15 al massimo? Ma sai, ci sono delle situazioni in cui questo succede anche in maniera abbastanza naturale. A volte succede perché le squadre si chiudono e per 60 minuti hanno la capacità di farlo con grande livello di applicazione fisica, grande livello di applicazione mentale. Poi appena si va in fatica, l'intensità fisica comincia a calare e anche la capacità di rimanere concentrati con continuità comincia a calare, e quindi in quelle situazioni poi è più facile raccogliere nel finale per le squadre che hanno fatto la partita per così tanti minuti. Questo non era il caso di oggi, il caso di oggi è che noi abbiamo raccolto un calo dell'aggressività da parte degli avversari, e poi penso che il gol dell'1-1 abbia dal punto di vista mentale invertito completamente l'inerzia della partita. Grazie a tutti. Ciao.